Salve e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi andremo a parlare di un'applicazione che purtroppo non mi paga, ma la nominerò perché è un'applicazione che ho trovato veramente rivoluzionaria. Stiamo parlando di un'alternativa validissima a Spotify, Apple Music e tutti gli altri servizi di streaming a pagamento. Stiamo parlando di Demus, un'applicazione che è praticamente uguale ad Apple Music, più o meno la struttura è la stessa, è veramente rivoluzionaria, senza pubblicità, semplicemente qualche banner ma senza interrompere la musica. Skip illimitati, unica limitazione che vi anticipo prima di farvela vedere: playlist, cioè che ci sono un numero di brani massimi nella playlist, l'unica limitazione. Poi c'è una pubblicità ogni tanto che non invade, come ho detto, la canzone, ma semplicemente la vedete quando siete nella home, quando uscite la canzone. Andiamo a vedere Demus. Allora, siamo sulla schermata principale di Demus. Questa qua è la schermata principale con brani popolari, album popolari, le nuove uscite, i nuovi video, eccetera eccetera. Oppure la categoria classica con i vari paesi. Andiamo su popolari. Per esempio, vado a riprodurre una canzone, faccio vedere un pochettino i comandi che ci sono. È presa da YouTube, video, immagine. Questa qua ovviamente è simile all'aspetto, ecco, Apple Music. Andando a cliccare qui c'è la trascrizione uguale a quella di Apple Music, AirDrop per andare a riprodurre con i vari dispositivi e poi tutti i vari comandi, quindi la coda eccetera eccetera. Qua sotto appunto c'è la parte di riproduzione. Andando su brani poi si può andare a cercare la musica ad aggiungere appunto ai nostri preferiti, idem album, idem artisti. Le playlist si possono creare direttamente sull'applicazione, oppure una cosa bellissima, importare da Spotify, YouTube e da Music. Sinceramente non conosco come applicazione, ma alla fine ci sono Spotify, YouTube, quindi cliccando qui li potete andare ad importare in una maniera molto molto semplice, una cosa ecco che non richiede molto tempo. C'è anche una versione premium di questa applicazione che semplicemente sono praticamente tolti gli annunci completamente, anche se non sono invadenti di sé. Playlist illimitate, quindi non ci sono più i limiti delle playlist. I temi possiamo andare a tematizzare come meglio vogliamo, come meglio ci piace la nostra applicazione. E l'icona sostenitore, che vabbè, invece di avere un'icona che è bruttissima, diciamo andiamo a mettere un'icona migliore, per esempio quella simile a Apple Music. È stato fatto apposta ovviamente per spingere ed incentivare appunto il Demus Premium. Questi qua sono i brani popolari. Ecco, le pubblicità sono massimo queste qua, quindi queste pubblicità che vi trovate fra ecco un brano e l'altro, niente di invadente, come ho detto prima, nessuna interruzione pubblicitaria. E possiamo andare anche a cercare artisti che non sono su Spotify, quindi per esempio i remix, i mashup che sono su YouTube e non ci sono su Spotify per questioni di copyright. In questa applicazione ci sono, perché questa applicazione come fonti ha YouTube, Spotify, Amazon Music e tutti gli altri, principalmente Spotify e YouTube. Cerca di prenderle sempre su YouTube per questioni di copyright da Spotify. Quindi i mashup, tutte le cose che non trovate su Spotify, le trovate anche qui, plus in più rispetto a Spotify. Le impostazioni sono abbastanza scarne, non c'è nulla di che. Qua c'è la qualità massima che vi consiglio di portare a 1080 in modo da avere una qualità maggiore dell'audio. L'autoplay, vabbè, sì, ci sono, diciamo, delle impostazioni che poi in base a come lo usate voi può servirvi o meno. Per esempio questo album, prendiamolo a caso, potete vedere questa qua, questo qua è l'annuncio quello grande. Voglio andare ad aggiungere per esempio questa canzone, ecco, ce le troviamo qua. Intanto ci è aggiunto l'album e i brani ce lo ritroviamo qua. Quindi, che dire, un'applicazione veramente semplice da utilizzare, poca pubblicità, poca invadenza, tutto schematico, semplice, stile Apple Music, come ho fatto vedere, stile Apple Music, quindi con il widget dedicato, compatibilità al 100%, che dire, passiamo alla fine del video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like e iscrivetevi, il link per scaricare l'applicazione è qua sotto in descrizione. Vi ricordo che non mi paga Demus, neanche lo sviluppatore dell'applicazione, appunto, per nominare, aver fatto questo video, però essendo che veramente ci sono un sacco di persone che cercano di craccare Spotify, perlomeno utilizzate un'applicazione alternativa e non craccatele in modo da fare una cosa illegale. Fate una cosa legale, quindi utilizzando un'applicazione alternativa. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma ci vediamo in un prossimo video. Arrivederci.